Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa serata speciale di Sentieri e Pensieri. Grazie innanzitutto a voi per essere qui molto numerosi e grazie a chi assisterà a questa serata bellissima in piedi. Sappiate che ne varrà certamente la pena. Allora, siamo solo a sabato 20 agosto, in realtà abbiamo davanti davvero ancora tantissime serate, tantissimi incontri e sono in arrivo tantissimi ospiti. A proposito di ospiti, mi fa molto molto piacere che Samantha Bruzzone, Marco Malvaldi e Giuseppe Festa siano rimasti qui con noi ad assistere a questa serata, quindi grazie per essere qui con noi. E insomma, davvero abbiamo tantissimi ospiti in arrivo domani. Io adesso faccio una carrellata, mi fa piacere perché siamo in tanti e vi consiglio però la prenotazione del posto, è sempre sempre consigliata anche per noi, per organizzare al meglio la platea. Quindi se vorrete, su santamariamaggiore.info/sentieri troverete il programma e anche la piattaforma di prenotazione. Domani mattina inizieremo alle 10.30 con Roberto Morgese, poi alle 16.30 Fabio Cantelli e Annibaldi, un incontro davvero da non perdere. Guarderemo al cielo con Piero Bianucci, uno dei più importanti giornalisti scientifici legati appunto all'astronomia d'Italia. Annie Paul Kinsack per l'appuntamento dedicato al mondo dell'arte. E poi da lunedì una serie infinita di incontri, Roberto Livi, Saverio Raimondo, che premieremo con la prima edizione del premio podcast Santa Maria Maggiore, Jana Karshayova, Giorgio Rocca e Thomas Ruberto, grande campione di sci, Alan Friedman, il nostro Bruno Gambarotta, che salutiamo con un applauso, direttore artistico di Sentieri e Pensieri. E poi chiuderemo con Massimo Polidoro, Silvio Garattini e il gran finale con Piero Dorfles. Quindi abbiamo davanti giornate impegnative ma ricche di emozioni e ci farà molto piacere avervi con noi. Allora, questa è una serata gratuita, lo sapete, Sentieri e Pensieri è totalmente gratuito per voi, però ci sono due scatolotte che troverete all'uscita. Sono per la raccolta fondi della Fondazione Comunitaria del VCO, quindi sono fondi che vanno a sostegno delle attività che sostengono la nostra comunità, scusate il gioco di parole. Basta poco, è un'offerta, questo è uno spettacolo teatrale, siete qui a godervelo grazie alle scelte artistiche del nostro festival e del Comune di Santa Maria Maggiore, quindi vi chiedo davvero con il cuore stasera di dimostrarci la vostra generosità e quindi all'uscita ogni singola offerta sarà importante, gradita, davvero importante, quindi contiamo su di voi. Questo è un gradito ritorno, ne parlavamo oggi, Gelli Vix è stato nostro ospite per presentare uno dei tre libri che peraltro trovate all'ingresso della nostra area spettacolo, nel nostro bookshop. Gioele avrà piacere di fermarsi con noi e con voi più tardi per firmare le copie dei suoi libri, tra questi c'era Dixi Libris che ha presentato qui da noi ormai qualche anno fa con Matteo Severnini che è qui con noi anche questa sera. Bene, stasera invece saranno discorsi e ricorsi, sarà una serata speciale, io non voglio anticiparvi nulla, sapete perché avete letto sui materiali promozionali del festival che sarà davvero una serata appassionante. Gioele Dixi lo conoscete tutti? Noi abbiamo grandissima stima per il talento, la sensibilità, le grandi capacità, la versatilità e l'umanità, cosa non di poco conto, di Gioele Dixi, e sono particolarmente felice a nome di tutti voi, del Comune di Santa Maria Maggiore, del Festival Sentieri e Pensieri, di dare il bentornato sul palco di Sentieri e Pensieri a Santa Maria Maggiore a Gioele Dixi. Grazie, buonasera. Sì, è un ritorno davvero piacevole. Mi spiace per quelli che sono in piedi, perché è gratis, stare gratis seduti è meglio che stare gratis in piedi. Secondo me godono un sacco quelli seduti. Potreste fare a un certo punto che quelli seduti si alzano. Soprattutto perché alcuni sono seduti ma sul muretto e non vorrei che cadessero indietro. Questa è una serata speciale che ho
preparato per voi, per questo luogo magico, sentieri e pensieri, pensieri e sentieri. Sentieri e pensieri, ho avuto il dubbio di avere fatto una ho fatto un percorso dentro la letteratura. Io faccio da un po' di anni delle cose legate alla letteratura, nella quale condivido le mie passioni letterarie con il pubblico che mi segue. Mi è capitato durante il lockdown di fare molti filmati dedicati alla letteratura che amavo, e qui in questo festival nel 2018 venni a presentare un libro che parlava dei miei libri, che ho chiamato Dix Libris. Poi io ho fatto una serie di incontri che si chiamano Dix Correndo. Qui c'è Dix Corsi e Ricorsi, insomma questa storia di giocare sul Dix è un'invenzione di un grande intellettuale della nostra penisola, Alberto Tomba. Sì, perché parecchi anni fa io facevo a Mai dire gol l'imitazione di Alberto Tomba, che nacque abbastanza per caso, perché io non sono un imitatore, ma insomma mi trovai nelle condizioni di farlo vedendo un filmato, ci accorgemmo che avevo anche una certa somiglianza, e quindi per un paio d'anni, tre, sono stato Alberto Tomba, gente, addirittura molti mi chiamavano Alberto, e finalmente facemmo un incontro, con le telecamere naturalmente, a casa di Tomba, il Tomba finto, io e il Tomba vero. E lui ovviamente ci teneva molto, aveva fatto anche un po' di polemica sul giornale, sulla Gazzetta, diceva no, io non dico la gnocca, però arrivammo e davanti a casa sua c'era scritto viva la gnocca, no? E allora gli ho detto, beh, hai fatto tutta questa polemica, ma la dice, bravo, l'ha scritto dopo che l'hai detto te, mica prima. E siccome voleva far vedere che stava al passo con l'ironia, perché poi è una persona comunque ironica, ha accettato tutto, le gran quantità di cose stupide che gli abbiamo fatto fare, mi ricordo che era un mercoledì e disse, pensavo che venivi di giovedì X, non di mercoledì X. Questo è stato il suo inizio. E lì questo gioco lessicale mi ha colpito e ho cominciato a fare variazioni sul Dix. Ho fatto anche un video che si chiama Dix Count. Volevo fare una linea di arredamento, Dix Adorno, bello, cioè molto essenziale. Cosa ne dite? Vabbè, questa me la tengo per un'altra volta perché non ha funzionato granché. Questa serata è dedicata alla letteratura, e non so perché, preparandola, ho pensato, voglio fare solo italiani, italiane e italiani, scrittori, poeti, intanto perché la letteratura italiana è stata la mia formazione, e poi perché sono convinto che la letteratura sia alla base della nostra civiltà, e conoscerla, frequentarla, rifrequentarla, malgrado o grazie alla scuola, vedrete anche c'è un esempio magistrale in questo che ho messo nella scaletta necessariamente, e quindi ho pensato di fare un percorso attraverso la letteratura per raccontare un po' le cose che vanno e che tornano. Corsi e ricorsi è una invenzione di Giambattista Vico, come sapete, che accenna al fatto che le cose tornano, e questa è una cosa che noi sappiamo nella nostra esperienza personale e nell'esperienza anche pubblica, storica, naturalmente quasi sempre dal fatto che le cose tornano e si ripetono non se ne trae un vantaggio, cioè si fa quasi sempre cogliere come se fosse la prima volta. L'esempio più classico è l'amore. Sull'amore prendi a volte delle gran cantonate, delle grandi delusioni, e dici adesso ho capito finalmente, e poi ti rifidanzi con una donna uguale a quella di prima. Questo naturalmente succede agli uomini, alle donne il contrario, però anche a delle donne che si fidanzano con le donne, eccetera. Non voglio infilarmi in questa cosa che non avevo previsto. La abbandono subito. Vorrei cominciare con uno forse degli scrittori che amo di più in assoluto, che è stato formativo per me, Dino Buzzati.
al quale ho dedicato uno spettacolo che girerà nella prossima stagione, ma non lo faccio per una bieca o motivo di pubblicità, lo faccio perché ce ne sono tanti, ma c'è un piccolo, brevissimo raccontino, una sorta di frammento letterario che lui ha messo dentro un libro un po' speciale che si chiama In quel preciso momento, nel quale ci sono piccole intuizioni, cose a volte di mezza pagina, che contengono però grandi verità, grandi illuminazioni. E ce n'è una che si attaglia perfettamente. Attaglia è un bel verbo che si usa poco e io lo uso volentieri. Credo che il verbo attagliare, attagliarsi, si sia, in questo momento si sia scosso dentro il vocabolario. Dice, chi è che mi usa così all'improvviso? Credo che sia attagli perfettamente sia al tema dei corsi e ricorsi, al fatto che non si impara niente dall'esperienza, sia a questa particolare situazione, questa collocazione, questa location, come si dice usando a sproposito l'inglese. C'è questa bella villa, la Villa Vittoria si chiama? Antonia, e io che cosa ho detto? Vittoria di secondo nome, Antonia Vittoria. E le montagne intorno, e sembra costruita apposta per questo contesto, questo breve, come posso dire, è una parabola, neanche tanto criptica, si coglie in maniera molto diretta, anche se usata in maniera un po' metaforica. Sopra la bella villa, dove si conduce una vita spensierata, un macigno pencola. Come mai non se ne curano? Se non è caduto finora, dicono, che motivo c'è che cada in avvenire? In realtà non è rimasto immobile. L'anno scorso, forse a motivo del disgelo, ha fatto un piccolo scarto, una scivolatina, e una scarica di ghiaia e di sassi è piombata sul tetto della villa. Poi si è fermato, ancora più sporgente e minaccioso, il macigno. Meglio così, hanno detto, si è assestato. E poi, anche ammesso il pericolo, che cosa si può fare? Che cosa si può fare? Si potrebbero mettere dei puntelli, per esempio, o fare una colata di cemento. Oggi si fanno dei lavori anche più difficili. Sì, e i soldi? Ribattono ridendo. E il tempo necessario? E poi chi ha voglia di arrampicarsi fin lassù, di lavorare sul limite del precipizio? Non solo. Come escludere che dopo non sarebbe peggio? Per rassodare la piattaforma del macigno magari si finirebbe per smuoverlo. Ancora, se cadesse, è proprio stabilito che schiacci la villa? Chi lo sa, potrebbe cadere un po' più in qua, un po' più in là, senza fare danni di sorta. E poi non sarebbe ora di piantarla con questa storia del macigno? Per carità, che menagrami! Se è proprio scritto che il disastro accada, pazienza. Intanto non amareggiamoci la vita. Ridono, giocano, mangiano, si ubriacano. Ogni tanto, nel pieno della notte, da altre parti della valle giungono dei tetri tonfi e i vetri tremano. È segno che qualche pezzo di montagna si è staccato precipitando giù. Può darsi che qualche casa ne sia rimasta spiaccicata, ma oramai si è fatta l'abitudine. Nessuno batte ciglio a questi tuoni. Continuano a giocare, la sigaretta fra le labbra, poi vanno tranquilli a letto e si addormentano. Dino Buzzati. Purtroppo non ho pensato a fare degli stacchetti, magari con delle ballerine che
per avere il tempo di bere, che non è bellissimo bere davanti alla gente così, ma d'altra parte, proprio un pochino di... ho fatto l'errore di mangiare prima dello spettacolo, attirato da questo ristorante meraviglioso dove vado sempre, la tartare, proprio cosa, se dovete fare uno spettacolo non prendete la tartare prima. Però mi fa piacere, tanto c'è qualcuno che è esploso, a colpa della tartare, no, mi fa piacere, vedevo che sorridevate di questa cosa, non riesco a capire, da comico io non butto mai via niente, non riesco a capire se è perché bevo che ridete. Eh sì, vedi. Eh sì. No, io lo rifaccio, per me sì. Vedete, beh, quando c'è il talento c'è poco da fare, basta un niente. Il peccato sarebbe che magari, no, tutto lo sforzo, dici, com'era la serata? Bravo, non male, però il momento che ha bevuto, straordinario. Vabbè, no, voi non avete idea dell'ego di un attore, se io vedo che funziona, divento una cisterna. Gli scrittori, questo è un festival dedicato agli scrittori, ce n'è anche uno esimio in sala, Marco Malvaldi, che io apprezzo molto, stimo molto, abbiamo anche fatto un incontro insieme. In generale in Italia ci sono degli ottimi scrittori, naturalmente qualcuno dice che c'è troppa gente che scrive e poca che legge, ed è abbastanza vero, però questo non significa che gli scrittori non siano necessari, io credo, indispensabili mi verrebbe da dire. Poi ognuno certo può scegliere quali seguire e quali ignorare, è anche molto bello ignorare tutta una serie di cose letterarie, io ci sono intere cose che proprio me ne frego assolutamente, escono la gente a comprare e io ne faccio a meno. Certo gli scrittori hanno un po', come tutti, ognuno nella sua categoria, un pochino di autoreferenzialità, gli scrittori amano molto specchiarsi, amano molto raccontare un po' di se stessi, a volte ci sono gli scrittori che scrivono di scrittura. Ora c'è un geniale scrittore italiano, altra mia grande passione, Giorgio Manganelli, poco forse apprezzato per quanto valeva, morto alla fine degli anni Ottanta, molto stimato per esempio da Calvino, tanto per dire, che si è esercitato in una scrittura ostica, complessa, non accogliente, però aveva una proprietà di uso della lingua e soprattutto delle intuizioni geniali. Quello che io considero forse il suo capolavoro, lo dico modestamente, poi altri forse avranno altre idee, è un piccolo libro che si intitola Centuria, nel quale lui fa 100 piccoli romanzi fiume, così li definisce, numerati da 1 a 100, sono storie di una pagina e mezzo. Da questo libro che traggo la numero 100, l'ultima, che è una specie di apoteosi, una specie di implosione, è molto brutto spiegare i racconti, le cose, ve la leggo, vi fate un'idea da soli, anche perché se siete venuti qui siete gente che già un pochino di idea ha della letteratura. Questo tra l'altro io quasi lo so a memoria perché avendo dedicato a Manganelli diversi spettacoli, questo è quasi un esercizio di così anche di oltre che di bravura prevalentemente, c'è anche un problema nel dirlo, ci vuole un problema di respirazione e certamente la tartare non era la cosa da prendere prima. Uno scrittore scrive un libro attorno a uno scrittore che scrive due libri attorno a due scrittori, uno dei quali scrive perché ama la verità e un altro perché ad essa è indifferente. Da questi due scrittori vengono scritti complessivamente 22 libri nei quali si parla di 22 scrittori, alcuni dei quali mentono ma non sanno di mentire, altri mentono sapendolo, altri cercano la verità sapendo di non poterla trovare, altri credono di averla trovata, altri ancora credevano di averla trovata ma cominciano a dubitarne.
I 22 scrittori producono complessivamente 344 libri, nei quali si parla di 509 scrittori, giacché in più di un libro uno scrittore sposa una scrittrice e hanno tra 3 e 6 figli tutti scrittori, meno uno che lavora in banca e viene ucciso in una rapina. Ma poi si scopre che a casa stava scrivendo un bellissimo romanzo su uno scrittore che va in banca e viene ucciso in una rapina. Il rapinatore in realtà è figlio dello scrittore protagonista di un altro romanzo e ha cambiato romanzo semplicemente perché gli era intollerabile continuare a vivere assieme a suo padre, autore di romanzi sulla decadenza della borghesia e in particolare di una saga familiare nella quale figura anche un giovane discendente di un romanziere autore di una saga sulla decadenza della borghesia, il quale discendente fugge di casa, diventa rapinatore e in un assalto a una banca uccide un banchiere che in realtà era uno scrittore, non solo, ma anche un suo fratello che aveva sbagliato romanzo e cercava con raccomandazioni di farsi cambiare romanzo. I 509 scrittori scrivono 8.002 romanzi, nei quali figurano 12.000 scrittori in cifra tonda, i quali scrivono 86.000 volumi, nei quali si trova un unico scrittore. Un balbuziente, maniacale e depresso che scrive un unico libro attorno a uno scrittore che scrive un libro su uno scrittore ma decide di non finirlo, gli fissa un appuntamento e lo uccide, determinando una reazione per cui muoiono i 12.000, i 509, i 22, i 2 e l'unico autore iniziale che ha così raggiunto l'obiettivo di scoprire, grazie ai suoi intermediari, l'unico scrittore necessario, la cui fine è la fine di tutti gli scrittori, compreso lui stesso, lo scrittore autore di tutti gli scrittori. Porca miseria. Mamma mia. Una damigiana ci vuole, altro che. Oh, Giorgio Manganelli è un genio. E, naturalmente noi... certi scrittori li conosciamo grazie a qualcuno che ce li segnala, li conosciamo grazie al fatto che siamo curiosi, che magari conoscendo un certo tipo di scrittore andiamo per simpatia, per adesione, per sillogismo verso un certo tipo di letteratura. Ci sono altri scrittori che ci vengono, come dire, serviti su un piatto a scuola, per esempio, e naturalmente quando te li impongono a scuola è un po' dura riuscire poi ad amarli quanto magari meritano. E, è il caso di Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni, io lo dico francamente, avevo anche, devo dire, la sfacciataggine di dirlo ai professori, cosa che non apprezzavano. Dicevo, a me di questi due che si devono sposare non me ne frega niente, non riesco a appassionarmi a questa vicenda. Che si sposino e non rompano i coglioni in questa maniera. Oh, però il nostro professore, quello dell'ultimo anno di liceo, il professor Mario Spegne, un genio, una persona con una grande passione, lui diceva, ragazzi, vi capisco, lui era uno che fumava una sigaretta dietro l'altra. Mi ricordo che entrò, ai tempi si poteva ancora fumare in tutti i luoghi e lui fumava. Chiese però scusa perché lui era uno di quelli che accendevano una sigaretta e con la cicca di quella precedente. E quindi lui disse, guardate, entrò la prima volta, il primo giorno, e disse, io fumo, mi spiace molto se a qualcuno dà fastidio. Se gli dà talmente fastidio che non lo sopporta, cambi classe, così disse. Solamente ci rimase a tutti molto simpatico. Ecco, Mario Spegne diceva, vedete, io lo capisco per voi, alla vostra età, però Manzoni è cruciale per il romanzo storico, per la lingua, sforzatevi. E devo dire che aveva ampiamente ragione. Soprattutto devo dire, e qui arrivo alla chicca, se così posso definirla, mi torna molto utile un capitolo dei Promessi Sposi in questo percorso dei corsi e ricorsi, delle cose che accadono, poi riaccadono e tutto succede come se niente fosse successo, diciamo, in precedenza.
Il capitolo 31 dei Promessi Sposi racconta della peste a Milano. E io devo dire che nel periodo del lockdown, così disperato come eravamo un po' tutti, ed essendo completamente disinteressato a farmi il pane in casa, decisi di leggere alcuni classici e mi buttai sui Promessi Sposi come prima cosa. Proprio decisi, già siamo in una situazione punitiva, andiamo fino in fondo. E devo dire che l'ho apprezzato, forse per la prima volta, ma quando sono incappato nel capitolo 31 sono diventato pazzo, perché mi sembrava di leggere quello che accadeva. Ricordo che era marzo del 2020, quando eravamo praticamente nel pieno, con tutti i dubbi, non c'erano ancora i vaccini, insomma. Insomma, la descrizione della peste di Milano è sorprendente proprio per il fatto che ci sono questi corsi e ricorsi. Io naturalmente ve ne darò un piccolo assaggio, poi se vi fa piacere ve l'andate a guardare con più profondità, anche perché voglio dedicare del tempo a Manzoni, ma non esageratamente, perché non se lo merita, secondo me. No, nel senso che anche questo è un capitolo nel quale c'è proprio il suo stile. Lui era molto meticoloso, molto puntiglioso. Poi questo è un romanzo che è stata la sua ossessione, l'ha scritto e riscritto 50 volte e non gli andava mai bene, cambiava il titolo, spostava i personaggi. Sempre quei due idioti che dovevano sposarsi, quelli non ha mai pensato di farli saltare per aria, che sarebbe stata, secondo me, la soluzione per far funzionare la storia. Però In questo capitolo lui fa proprio una parentesi, dice: apro uno squarcio sulla storia del nostro paese, in particolare di Milano, ma in generale dell'Italia, per raccontare 200 anni dopo, più di 200 anni dopo, più o meno, sì, perché è la peste del 1629, come si sono comportati di fronte a questa faccenda. Però ecco, devo dire che è molto complicato leggerlo tutto, perché si perde poi fa frasi lunghe. Però dice: la peste che il Tribunale della Sanità aveva temuto che potesse entrare con le bande alemanne nel milanese, c'erano stati i Lanzichenecchi, che naturalmente erano stati portatori di un sacco di guai anche fisici, c'era entrata davvero. È noto parimente che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d'Italia. Poi qui ci sono una pagina e mezzo nella quale lui spiega che ha fatto ricerche, che ognuno dice la sua, che nessuno concorda, che le notizie sono frammentarie, che nessuno ha avuto la capacità, insomma la dice. Però poi dice: dunque, per tutta dunque la striscia del territorio percorso dall'esercito, e siamo qui, siamo in queste zone, cioè diciamo siamo al nord, siamo in Lombardia in realtà, s'era trovato qualche cadavere nelle case, qualcheduno sulla strada. Poco dopo, in questo e in quel paese, cominciarono ad ammalarsi, a morire persone, famiglie, di mali violenti, strani, con segni sconosciuti nella più parte dei viventi. Il protofisico Ludovico Settala riferì il 20 d'ottobre del 1629 nel Tribunale della Sanità che nella terra di Chiuso, l'ultima del territorio di Lecco e confinante col Bergamasco, era scoppiato indubitabilmente il contagio. Non fu per questo presa veruna risoluzione, come si ha dal ragguaglio del Tadino, che è un altro studioso del tempo. Ed ecco sopraggiungere avvisi somiglianti da Lecco e da Bellano. Il tribunale allora si risolvette e si contentò di spedire un commissario che strada facendo prendesse un medico a Como e si portasse con lui a visitare i luoghi indicati. Quindi diciamo le autorità prendono di petto la situazione. Mandano un commissario, dice: se trovi un medico a Como, tiralo su e andate a vedere. Tutti e due, o per ignoranza o per altro, si lasciorno persuadere da un vecchio et ignorante barbiero di Bellano che quella sorte di mali non era peste, ma in alcuni luoghi effetto consueto delle emanazioni autunnali delle paludi,
e negli altri effetto dei disagi e degli strapazzi sofferti nel passaggio degli alemanni. Quindi trovano a Bellano questo barbiere, questo parrucchiere, e ascoltano quello che dice, no, ma questo è un parrucchiere, i barbieri ai tempi avevano funzioni, facevano un po' di cose mediche anche, però insomma è un parrucchiere, insomma, alla fine. E questo dice, no, ma sono cose, questo oggi avrebbe avuto un blog, no, nel quale diceva un sacco di minchiate sulle scie chimiche, cose così. E allora una tale rassicurazione fu riportata al tribunale, il quale pare che ne mettesse il cuore in pace. Quindi hanno sentito il parrucchiere di Bellano, dice no, e niente, e quindi lasciano perdere. Ma arrivando senza posa altre e altre notizie di morte da diverse parti, furono spediti due delegati a vedere e provvedere, il tadino suddetto e un auditore del tribunale. Quando questi giunsero, il male s'era già tanto dilatato che le prove si offrivano senza che bisognasse andarne in cerca. Scorsero il territorio di Lecce, la Valsassina, le coste del lago di Como, e per tutto trovarono paesi chiusi da cancelli alle entrature, altri quasi deserti, e gli abitanti scappati e attendati alla campagna o dispersi. Et ci parevano, dice il tadino, tante creature selvatiche portando in mano chi l'erbamenta, chi la ruta, chi il rosmarino e chi un'ampolla d'aceto. Si informarono del numero di morti, era spaventevole, visitarono infermi e cadaveri. Diedero subito per lettera quelle sinistre nuove tribunali della sanità, il quale al ricevere, che fu il 30 di ottobre, si dispose a prescrivere bullette per chiudere fuori dalla città le persone provenienti da paesi. Quindi, qui, quando ero lì a marzo, pensavo, quando è successo a Codogno, tutti hanno detto facciamo la zona rossa a Codogno, li chiudiamo lì, e fatta, no? Cioè, che era una follia immaginare che un posto così vicino a Milano non potesse essere, bloccandolo, potesse fermarsi. E mentre si compilava le grida, ne diede anticipatamente qualche ordine sommario ai gabellieri. Quindi qui mi faceva venire in mente sempre al tempo che, vi ricordate che quando Conte doveva fare un nuovo, intanto uscivano delle anticipazioni, delle bozze, in cui qualcuno diceva ecco, quindi alla stessa maniera, no? Intanto però non succede ancora niente. Arrivati il 14 novembre, quindi erano partiti, sono già passate due settimane, dato ragguaglio a voce di nuovo in iscritto al tribunale, ebbero da questo commissione di presentarsi al governatore e di esporgli lo stato delle cose. Vi andarono e riportarono aver lui, il governatore, di tali nuove provato molto dispiacere, mostratone un gran sentimento. Ecco, sì, sapete quando, no, i politici, in questo tutti, no, che mandano un telegramma, sentite, siamo vicini, tutte cose che non servono a niente, ma i pensieri della guerra esser più pressanti. Così il Ripamonti, il quale aveva spogliati i registri della sanità. Due o tre giorni dopo, il 18 di novembre, emanò il governatore una grida. Oh, dice, vabbè, finalmente ha detto, non ha fatto niente, poi però il 18 di novembre fa una grida in cui ordinava pubbliche feste per la nascita del principe Carlo, primogenito del re Filippo IV, senza sospettare o senza curare il pericolo di un gran concorso in tali circostanze, tutto come in tempi ordinari, come se non gli fosse stato parlato di nulla. Quindi gli dicono c'è questa cosa tremenda che si sta propagando e lui, aperitivi, lì. No, vi ricordate, cioè, noi restiamo aperti, andiamo avanti, non chiudiamo. Io restavo a bocca aperta, era il 20 di marzo, dicevo, ma questo è un genio, e io che pensavo che fosse un pirla fin da quando ero ragazzo. Allora, poi, tra l'altro, questo Ambrogio Spinola, qui, peccato che ci si perdono le ore, infatti mi sono detto, faccio solo 10 minuti, quarto d'ora al massimo, questo Ambrogio Spinola è questo governatore, c'è questa nota, perché poi Manzoni è molto meticoloso, ma dentro ci sono nelle pieghe, lui non si dimentica di nulla, racconta che questo Spinola morì dopo pochi mesi, in quella stessa guerra che gli stava tanto a cuore, ma morì non per le ferite sul campo, ma in letto, d'affanno e distruggimento. Cioè,
il rimorso di aver fatto fare tutti questi assembramenti, così lo fece morire. Ma ciò che, lasciando intero il biasimo, scema la meraviglia di quella sua condotta, ciò che fa nascere un'altra e più forte meraviglia, è la condotta della popolazione medesima. Di quella voglio dire che non tocca ancora dal contagio, aveva tanta ragione di temerlo. All'arrivo di quelle nuove, dei paesi che ne erano così malamente imbrattati, di paesi che formano intorno alla città quasi un semicircolo, in alcuni punti distanti non più di 18-20 miglia, chi non crederebbe che vi si suscitasse un movimento generale, un desiderio di precauzioni bene o male intese, almeno una sterile inquietudine? Eppure, se in qualche cosa le memorie di quel tempo vanno d'accordo, è nell'attestare che non ne fu nulla. Cioè, la negazione totale, nessuno ne vuole sapere. Allora, a questo punto cosa fanno? Il Tribunale della Sanità chiedeva, implorava cooperazione, cioè diciamo il Ministero Speranza, diciamo, continuava a dire, ma otteneva poco o niente. Nel Tribunale stesso la premura era ben lontana da eguagliare l'urgenza. Abbiamo già veduto come al primo annuncio della peste andasse freddo nell'operare, anzi nell'informarsi, quelle grida per le bullette, risoluta il 30 di ottobre, non fu stesa che il 23 del mese seguente e pubblicata il 29. Hanno perso un altro mese e, dice Manzoni, la peste ormai era già entrata in Milano. Quindi, poi qui c'è il paziente zero, qui si preoccupa lui di, e qui c'è bello perché c'è una discussione ai tempi in cui discutono Tadino e Ripamonti. Adesso non so chi di voi è di Milano, ma a me ricordano due strade di Porta Venezia. Comunque, Tadino e Ripamonti discutono, uno dice che è un tizio di Chiavenna, uno dice, vi ricordate il problema del paziente zero? Sia come sia, entrò questo fante, è un soldato, di fatto sono tutti convinti che sia. Questo fante sventurato, portatore di sventura, entra con un fagotto di vestiti presi ai lanzichenecchi, forse rubati, si ferma in un posto a dormire e lì si ammalano tutti. Allora il tribunale fa sequestrare la casa, fa bruciare il letto dell'ospedale in cui è stato ricoverato, due infermieri e un frate che l'avevano assistito muoiono anche loro. Però il soldato ne aveva lasciato di fuori un seminio che non t'adorge a emoliare, cioè qui c'è una valutazione, lui dice le cautele usate in cosa fecero sì che il contagio non vi si propagasse di più, malgrado questa cosa. E qui c'è da fare una notazione, cioè non c'erano le comunicazioni che ci sono oggi, no? Le metropolitane, i viaggi, la gente che si muove con tutta questa agilità, tra l'altro si muove anche spesso immotivatamente, no, ormai tutti si muovono andando dappertutto, vai ovunque e c'è gente dappertutto, no? Qualunque vai agli aeroporti ci sono delle destinazioni sconosciute, che e la gente ci va a frotte, no? Perché costa 12 euro e uno ci va, va lì una settimana, prenota a Sgrodrosg, poi va lì, non c'è niente a Sgrodrosg, c'è solo un grande centro commerciale in cui sono tutte le cose che ci sono anche nel centro commerciale sotto casa, stanno lì, però costa 12 euro, cazzo, siamo stati lì. Quindi la gente va e viene, si inquinano i cieli, e la gente va e viene senza motivo, i piloti non sanno neanche dove atterrano, che cazzo di posto è questo qua? Oh, la gente non si muoveva così tanto, per cui dice, non si propaga ancora, malgrado ci siano già dei casi veri, lo fa con una certa lentezza, però dice, il soldato ne aveva lasciato di fuori un seminio, bella questa parola, che non tardò a germogliare. Il primo cui attaccò fu il padrone della casa dove aveva alloggiato, poi altra gente che viene mandata al lazzaretto, qui c'è una descrizione del lazzaretto, un posto terrificante, nel quale ci sono soprattutto uomini di chiesa, frati, preti che si sacrificano, e lui spende parole per l'eroismo di queste persone, che si votano all'assistenza di queste persone. Ma qui c'è una cosa stupenda, la negazione aumenta, cioè dice qua, nella città che già c'era stato disseminato da costoro dei loro panni, eccetera, di quando in quando, ora in questo, ora in quel quartiere, a qualcheduno si attaccava, qualcuno ne moriva.
E la radezza stessa dei casi allontanava il sospetto della verità, cioè siccome erano casi isolati, la gente non... confermava sempre più in pubblico quella stupida e micidiale fiducia che non ci fosse peste, che non ci fosse stata neppure un momento. Molti medici ancora, facendo eco alla voce del popolo, deridevano gli auguri sinistri, gli avvertimenti minacciosi. Addirittura l'odio principale cadeva su due medici, il suddetto Tadino e il senatore Settala, figlio del protofisico, a tal segno che ormai non potevano attraversare le piazze senza essere assaliti da parolacce, se non erano sassi. Quindi la gente non ne vuole sapere, se c'è qualcuno che dice, li prendono a sassate. Procede più lentamente, sul finire del mese di marzo, quindi dalla fine di novembre abbiamo detto si arriva a marzo, casi di... poi a marzo esplode. Cominciarono prima nel borgo di Porto Orientale, poi in qualunque quartiere della città, si cominciano a propagare. E allora qui succede che la classe medica, che era già una classe molto potente ai tempi, i medici opposti all'opinione del contagio, non volendo ora confessare ciò che avevano deriso e dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia, divenuta troppo comune e troppo palese per andarne senza, trovarono quello di febbri maligne. Quindi, ricordate quando dicevano, no, è un'influenza, sono influenza. Quindi sono febbri maligne, non la chiamano col loro nome. Febbri pestilenti, e qui c'è una annotazione del linguista, oltre che dello storico Manzoni, dice miserabile transazione, anzi trufferia di parole. Quindi giocano con le parole. Dice che pur faceva gran danno, perché figurando di riconoscere la verità, riusciva ancora a non lasciar credere ciò che più importava di credere, di vedere che il male si attaccava per mezzo del contatto. Quindi, dicendo che sono febbri così, non si parla del fatto che è contagioso. Vabbè, qui è molto bello, perché potrei andare avanti, non so se nel frattempo qualcuno è già volato dietro, caduto, svenuto, eccetera. Però quello che colpisce è che quando il contagio arriva, perché la cosa altra interessante è che colpisce soprattutto la gente povera. La povera gente è quella che per prima si ammala e anche in maniera massiccia, ma a un certo punto il contagio arriva anche alla gente ricca. E a questo punto ci si muove veramente. Quando il contagio colpisce i ricchi, comincia a esserci veramente la preoccupazione, la sommossa. Però quello che è interessante è che a questo punto, siccome non c'era la scienza che poteva, perché cosa è successo tra noi? Che vabbè, sono continuate le polemiche, le posizioni contrastanti, però si è comunque lavorato da subito a cercare un vaccino, siccome questa soluzione ai tempi era impensabile. C'è un'ulteriore nuova deviazione, cioè si comincia a cercare un colpevole, cioè di chi è la colpa di questa cosa. E qui c'è questo passaggio interessante. Dice, coloro i quali avevano impugnato così risolutamente e così a lungo che ci fosse vicino a loro, tra loro, un germe di male che poteva per mezzi naturali propagarsi e fare una strage, non potendo ormai negare il propagamento di esso e non volendo attribuirlo a quei mezzi, parentesi, che sarebbe stato confessare a un tempo un grande inganno e una gran colpa, questo è uno dei motivi per i quali gli studenti scappano a gambe levate davanti a Manzoni, perché una frase del genere uno non la capisce neanche col traduttore di Google. Allora, cioè è una frase complicata, soprattutto quando sei, no, che hai tutto altri desideri. A 17 anni, io mi ricordo, leggevo queste frasi, dicevo, io devo vedere la Laura, cazzo, la Laura, che c'ha due tette così, ecco, questo era. Oh, allora, adesso mi interessano le tette della Laura, però riesco anche a dico, aspettiamo, no? Non c'è problema, non è che devo, mentre leggo Manzoni devo, lo faccio dopo, no? Quella bellissima storiella era in un film di Sean Penn, che ci sono il toro giovane e il toro vecchio sulla collina. Giù ci sono tutte le vacche che pascolano. Allora il toro giovane dice al toro vecchio, dai, corriamo giù e scopiamoci una vacca.
Allora il toro vecchio dice: no, andiamo giù piano e ce le scopiamo tutte. E questa era, era da un film di Sean Penn. Oh, sostanzialmente, dice Manzoni, spiega, erano tanto, dunque, essendo quelli che avevano negato, ma che ora di fronte all'evidenza non possono più farlo, e anzi, se dovessero ammettere di avere sbagliato, si autodelegittimerebbero. Quindi, questo è spiegato in maniera più semplice, ma neanche tanto, erano tanto più disposti a trovarci qualche altra causa, a menar buona qualunque ne venisse messa in campo. Cioè, dice, siccome siamo stati sconfessati, vi attacco a qualunque cosa. E allora si attaccano a una cosa che era molto diffusa, l'idea che ci fossero delle persone che infettavano gli altri. Questa era una cosa per la quale venivano accusati i matti, le streghe, gli stranieri, gli ebrei, per esempio, gli ebrei sono stati massacrati mille volte per questo motivo. Si doveva trovare un responsabile. Si aggiunga, e quindi cominciano a dire che c'è della gente che sparge la peste per mezzo di veleni contagiosi, di malie, di maledizioni, quindi anche cose abbastanza impalpabili, non sicure. Si aggiunga che fin dall'anno antecedente era venuto un dispaccio sottoscritto dal re Filippo IV al governatore per avvertirlo che erano scappati da Madrid 4 francesi ricercati come sospetti di spargere unguenti velenosi, pestiferi. Stesse allerta se mai coloro fossero capitati a Milano, pensate, no? Quindi erano tutti allerta che seguono questi 4 da Madrid, erano 4 ultras dell'Atletico Madrid probabilmente. Basta vedere l'allenatore, no? Il Ciolo, sembra un invasato sempre. Vabbè, detto questo, due fatti cambiano un po' completamente la visuale. Però sono fatti misteriosi sui quali Manzoni si esercita nel raccontare, nel riportare. Cioè, prima qualcuno dice che nel Duomo di Milano qualcuno è entrato di notte e ha unto non ho sentito perché sono sordo, ma quella roba lì, ad Azara, ho sentito questo. Che ha unto tutti ad Azara. Che parola è? Le panche, sì, le panche, gli inginocchiatoi, eccetera, li hanno sparsi di un olio malefico, i cosiddetti untori, no? E poi la mattina seguente un nuovo, più strano, più significante spettacolo colpì gli occhi e le menti dei cittadini. In ogni parte della città si videro le porte delle case e le muraglie per lunghissimi tratti intrise di non so che sudiceria giallognola biancastra sparsavi con delle spugne. Pensa, quindi c'è questa chissà che cos'è, non voglio sapere neanche, lui stesso dice una porcheria tremenda. Però la cosa buffa è che ci sono mille ipotesi, forse sono dei soldati che si annoiavano all'assedio di Casale, forse sono degli spagnoli che sono arrivati, forse qualcuno dice che non è vero, qualcuno dice che è vero. Comunque l'idea del complotto è ormai stata, come dire, battezzata, no? Cioè c'è l'idea che sia colpa di qualcuno che si è messo di traverso. C'è poi un altro episodio molto forte nel quale le autorità non sanno più come fare, per cui decidono durante la Pentecoste, siccome c'era stata già una peste 50 anni prima a Milano e la gente durante la Pentecoste andava nei cimiteri a rendere omaggio ai morti di quella peste, che erano spesso parenti, amici, ascendenti, però ci andavano, dice, tutti vestiti bene, con le carrozze, cioè approfittavano per fare una scampagnata, sono gli italiani, no? Noi siamo così, fatti così, è la festa dei morti, però si va tutti belli. E quindi tra tutta questa gente ben messa, tutta ilare e contenta che va in festa fuori porta, c'è una famiglia morta tutta di peste, il Ministero della Sanità, Speranza, diciamo, decide di metterli su un carro, appesi, nudi, con tutte le piaghe, eccetera. La gente rimane colpitissima da questa cosa. E questo è per dire, e quindi c'è un grido di ribrezzo, di terrore, si alzava per tutto dove passava il carro, un lungo mormorio regnava dove era passato, un altro mormorio lo precorreva. La peste fu più creduta, ma del resto andava acquistandosi fede da sé.
ogni giorno di più, e quella riunione medesima non dove servir poco a propagarla, cioè un'altra festa, altro assembramento che aveva ulteriormente altri aperitivi, no, questo. E qui c'è il finale. Questo, forse ho fatto tutta questa fatica per arrivare a questo finale, perché qui c'è la grandezza di Manzoni. E non ho da fare altri commenti. In principio dunque, questo è il finale del capitolo 31. Non peste, assolutamente no, per nessun conto. Proibito anche di proferire il vocabolo. Poi, febbri pestilenziali. L'idea si ammette per isbieco con un aggettivo. Poi, non vera peste, vale a dire peste sì, ma in un certo senso. Non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente, peste senza dubbio e senza contrasto. Ma già ci si è attaccata un'altra idea, l'idea del beneficio e del malefizio, la quale altera e confonde l'idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro. Qui è meraviglia, e qui c'è tutta la grandezza. E qui mi ricordo del mio professore come aveva ragione. Non è, credo, necessario di essere molto versato nella storia delle idee e delle parole per vedere che molte hanno fatto un simil corso. Per grazia del cielo, che non sono molte quelle d'una tal sorte e d'una tale importanza e che conquistino la loro evidenza a un tale prezzo e alle quali si possano attaccare accessori d'un tal genere. Cioè dice, su tante altre faccende e questioni c'è questa cosa, si nega, si trovano altre parole. Per fortuna non tutte hanno delle conseguenze così gravi. Si potrebbe però, tanto nelle cose piccole come nelle grandi, evitare in gran parte quel corso così lungo e così storto, prendendo il metodo proposto da tanto tempo, cioè di osservare, di ascoltare, di paragonare, di pensare prima di parlare. Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più facile di tutte le altre insieme che anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un po' da compatire. Grandezza assoluta. Che ne dite? Sento nel vostro applauso in molti e non ce ne siamo accorti. Pensavamo alla laurea e alle sue tette e non ce ne siamo accorti. Tengo d'occhio l'ora perché voglio stare nei tempi. Ecco, poi tra l'altro c'è anche la campana a ricordarmi. Ora, in questa serata, già ve lo credo di avervelo dimostrato, ci metto la passione. La passione per me è la letteratura, è leggere, scoprire, condividere, far capire delle cose, capirle. Cioè, io tutte queste cose le ho capite, ovviamente, a mia volta, grazie ad altri che me le hanno insegnate, non è che sono qua a fare il maestrino. Però ecco, le passioni, come posso dire, corsi e ricorsi, le passioni vanno e tornano. Una delle passioni più grandi per me è il teatro associato alla letteratura. E poi la passione per l'umorismo. E questi, come posso dire, corsi e ricorsi nel senso che non ti tradiscono mai, tu ci puoi tornare sopra 100 volte su certi grandi classici della comicità, su certe grandi scene. Io non so voi, ma io mi riguardo maniacalmente, a volte sono un po' depresso. Adesso con YouTube è meraviglioso, quando eravamo ragazzini noi dovevi aspettare che uscisse al cinema, che non era possibile. Invece adesso vai su YouTube e ti guardi certe scene. Io mi riguardo La Lettera, Totò, Peppino, quella mi mette il buon umore, mi rende felice. Mi guardo Sordi quando fa quelle scene spettacolari in certi film, oppure vado a leggermi uno dei miei preferiti, che è Achille Campanile, che sicuramente il nostro direttore Bruno Gambarotta apprezza, conosce. Mi ricordo che tempo fa avevamo parlato anche della sua grandezza. È stato uno che ha fatto un po' esperimenti anche nella letteratura, e ha scritto Le tragedie in due battute, che sono una raccolta di pièce teatrali impossibili da mettere in scena in realtà, che hanno per
la loro forza nel racconto, spesso soprattutto nelle didascalie. E vorrei proporvene alcune. Io immaginavo che, con tutta la stima, Manzoni più La Peste vi avrebbe un po' steso. E quindi vorrei tirarvi un po' su con qualcosa di leggero. Voglio anche aggiungere un piccolo aneddoto personale. Io ho avuto l'onore di lavorare con Franco Parenti, che è stato un grande attore, con il quale io ho lavorato negli anni Ottanta. Lui mi scelse dopo un provino e per me fu un sogno, perché io già lo vedevo da spettatore, da giovane aspirante attore, e in scena aveva una forza. Era un attore molto strano, molto, molto particolare, arcigno, con una strana fisicità, molto intellettuale, molto colto, però anche capace di sentire gli umori. Aveva fatto la rivista, aveva fatto delle esperienze bellissime. Appena dopo la guerra, ce lo raccontava una sera durante una delle tournée, fece parte di una compagnia che tentò di mettere in scena a Roma, al Teatro Valle, le tragedie in due battute. Cioè, non tentò, le misero in scena, fecero le prove, lui era un giovane di questa compagnia, e fecero alcune tragedie in due battute. Il pubblico romano non prese bene questa cosa. Dopo 3-4 di queste follie che sentirete, cominciò a rumoreggiare, e poi cominciarono a urlare, a tirare cose, tanto che dovettero interrompere proprio la cosa, chiudere il sipario. Ma la gente era inferocita, furibonda, voleva i soldi indietro, non si sapeva come placarla. Allora Achille Campanile, che era presente in quella serata, con grande sprezzo del pericolo, decise di uscire davanti alla folla, cercò di calmarli, gli disse: sono l'autore. Non volevano ammazzare, disse: se non la smettete, ricominciamo. Questa era grandezza di... allora, dramma nell'oceano, personaggi, il baccalà, nessun altro. Nessun altro è un personaggio, scritto maiuscolo come si fa nei copioni. La scena si svolge in mezzo all'oceano ai nostri giorni. Il mare è in tempesta. Ondate come montagne si innalzano fino al cielo e poi si sprofondano. In lontananza si vede una nave in pericolo. Marinai e passeggeri si agitano invocando salvezza. Ora, voi ditemi già come si fa a realizzare una cosa del genere, no? Infatti, quando me li mettevano in scena, provavano a leggere queste didascalie. All'alzarsi del sipario, il baccalà fa capolino fra le onde infuriate e fissa la scena con un sguardo perplesso. Il baccalà, tra sé: non arrivo a capire se la nave è in pericolo perché il mare è agitato, o se il mare è agitato perché la nave è in pericolo. Sipario. E questa è la prima. Edipo a Colono. Voi sapete che Sofocle ha fatto Edipo re, Edipo a Colono. Personaggi: una sentinella, un messo. Di fronte alle mura della ferrigna Tebe, il grande portone di bronzo è sprangato. Dietro, sui bastioni, la sentinella va avanti e indietro. Il messaggero, appena arrivato, bussa al portone. Questa è una scena abbastanza credibile, no? Da tragedia greca. Un messo: c'è Edipo? Una sentinella: no, è a Colono. Sipario. Poi, questa qui... terza, non ha titolo, il titolo è alla fine, capirete perché. Personaggi: il primo merciaio, il secondo merciaio. Il merciaio, mia nonna diceva il merciaio, la merciaia, voi sapete, la merceria, insomma. La scena si svolge nella bottega del secondo merciaio. All'alzarsi del sipario entra il primo merciaio con un grosso pacco e si rivolge al secondo. Il primo merciaio: buongiorno collega, noi non ci conosciamo nemmeno, ma vengo a proporvi un affare. Ho in questo pacco una certa quantità di tulle rosa, di cui non so che fare. Viceversa, avrei bisogno di tulle celeste. Se per caso voi ne aveste, sarei contentissimo di fare uno scambio di merce. Il secondo merciaio: capitate a proposito, collega. Io ho per l'appunto bisogno di tulle rosa, e benché noi non ci conosciamo affatto, la vostra fisionomia mi ispira fiducia e sono certo che non mi darete, come suol dirsi, un'impiombatura. Perciò sono pronto a scambiare la merce con voi. Datemi il tulle rosa. Il primo merciaio: eccolo, consegna il pacco, e voi datemi in cambio quello celeste. Il secondo merciaio: eccolo, consegna. Sipario.
non si conoscevano nemmeno e si davano del tul. Voi direte, mamma mia, che tipo, che forza, si spoglia. No, mi vesto. Beh, un bel freschino fa. Anche questa c'ha il titolo alla fine. Personaggi, il viaggiatore, il capostazione. La scena si svolge alla stazione di Calci, piccolo paese della Toscana. È vero, io sono stato a Calci. All'alzarsi del sipario entra nella stazione il viaggiatore con valigie e si rivolge al capostazione che è già in scena. Il viaggiatore, scusate, è già segnalato il direttissimo per Roma? Il capostazione, sì, è in perfetto orario, ma vi prevengo che qui non ferma, essendo questa una stazione secondaria. Volendo partire col direttissimo, vi conveniva andare a Viareggio o a Pisa? Il viaggiatore, che noia, e io che contavo di prenderlo qui. Si allontana, contrariato, sipario, voleva prenderlo a Calci. E concludiamo con questa che secondo me è il capolavoro assoluto, che si intitola Non era un ombrello. Personaggi, il fungo, il fiorellino. La scena si svolge in un bosco ai giorni nostri. A me fa molto ridere questo ai giorni nostri, che è una cosa stupenda, perché voglio dire un fungo, un fiorellino. Però è bella, perché si usava a dire una cosa ai giorni nostri, oppure, vabbè, sono piccole preziosità. All'alzarsi del sipario si vedono il fungo e il fiorellino che è nato proprio accanto alla radice del fungo. Piove. Il fiorellino al fungo. Che bella cosa essere nato vicino a te. Così tu mi ripari dalla pioggia. Ma dimmi, sei un vero ombrello o fungi semplicemente da ombrello? Il fungo, fungo. Bello. Un'altra delle mie passioni che corrono e ricorrono è la poesia. Una passione, devo dire, un po' più difficile da condividere, perlomeno. Non lo è nella tradizione degli attori, però... Cioè gli attori, anzi, la lettura della poesia di solito un po' scatena l'ego, il piacere dell'attore di sentire la voce, no? Si innamorano un po' della propria voce, però in realtà io, devo essere onesto, ho sentito spesso, a volte dei poeti per esempio, interessanti, che leggevano le poesie, o le proprie o quelle di altri, o spesso anche persone... appunto non troppo paludate, non troppo, perché la poesia è intanto uno strano oggetto che occupa la pagina in un modo un po' speciale, sì, c'è ovviamente la poesia in rima, però ci sono anche esperimenti, e poi la poesia è interessante anche come gioco sonoro. Perché vado in questa zona? Perché vorrei dedicare una piccola area di questa mia serata, prima di andare verso il finale, a alcune figure poetiche italiane, forse poco conosciute, e poi capirete in particolare, voglio farlo anche per fare un omaggio a due scrittrici e poetesse, di scrittrici nella storia della letteratura italiana, almeno fino al Novecento, di scrittrici ce n'è veramente poche. Poi, per fortuna, nel Novecento c'è un grande fiorire. Abbiamo però alcune straordinarie poetesse. Comincio con una poesia che non è di una donna, ma di un poeta, diciamo... un classico, qualcuno lo definisce uno scapigliato, in realtà è un contemporaneo di D'Annunzio, si sente molto il Novecento, la sperimentazione, si sente molto
il gioco, ecco, mi piace introdurre lui perché poi vedrete la poetessa che segue fa un esperimento ancora più sofisticato su questa linea. Clemente Rebora, che è veramente in questo senso un puro godimento anche proprio sul piano sonoro. Perché ho scelto questo Clemente Rebora? Perché fa una poesia dedicata alla poesia, che è una specie di doppio salto mortale. O poesia, nel lucido verso che l'ansietà di primavera esalta, che la vittoria dell'estate assalta, che speranze nell'occhio del cielo divampa, che tripudi sul cuor della terra conflagra. O poesia nel livido verso che sguazza fanghiglia d'autunno, che spezza ghiaccioli d'inverno, che schizza veleno nell'occhio del cielo, che strizza ferite sul cuor della terra. O poesia, nel verso inviolabile, tu stringi le forme che dentro, malvive, svanivan nell'abile gesto vigliacco, nell'aria senza respiro, nel varco indefinito e deserto, nel sogno disperso, nell'orgia senza piacere, nell'ebbra fantasia. E mentre ti levi a tacere, sulla cagnara di chi legge e scrive, sulla malizia di chi lucra e svaria, sulla tristezza di chi soffre e acceca, tu sei cagnara e malizia e tristezza, ma sei la fanfara che ritma il cammino, ma sei la letizia che incuora il vicino, ma sei la certezza del grande destino. O poesia di sterco e di fiori, terror della vita, presenza di Dio, o morta e rinata, cittadina del mondo incatenata. Questa è veramente bella. Grazie. Mi sono piaciuto da solo. Qui ho detto agli attori gli piace, però anche a me un po' mi è piaciuto. Volevo dedicare, questa è una poetessa e scrittrice poco conosciuta, pochissimo, molto male per tutti noi, Amelia Rosselli. Amelia Rosselli, figlia di Carlo Rosselli, ucciso insieme al fratello Emilio nel 1937, fatto uccidere da Mussolini e da Ciano. Mussolini, questo statista che qualcuno dice che è stato il migliore, no? Ecco, questo qua. Allora Emilia Rosselli fa un esperimento ancora più, che posso dire, più raffinato, nel senso che lei è un personaggio che andrebbe conosciuto a fondo, è stata anche una grande musicologa, ha avuto dei grossi problemi di salute, è finita, ha scelto lei di finire la sua vita. È un personaggio colossale, chiuso dentro una nube di mistero, di fantasia. Sono quei personaggi dei quali non puoi non innamorarti se provi a entrarci, a sondare la loro anima, attraverso quello che ti scrivono. Vi voglio proporre questo piccolo momento tratto dalla Libellula, con sottotitolo Panegirico della Libertà. Lei spiegava in un suo scritto il perché il panegirico, il giro del pane. Ve la faccio breve, se no perdiamo davvero il senso. Dissipa tu, se tu vuoi, questa debole vita che non si lagna, che ci resta. Dissipa tu il pudore della mia verginità, dissipa tu la resa del corpo al nemico. Dissipa la mia effigie, dissipa il remo che batte sul ramo in disparte. Dissipa tu, se vuoi, questa dissipata vita. Dissipa tu le mie cangianti ragioni. Dissipa il numero troppo elevato di richieste che m'agonizzano. Dissipa l'orrore, sposta l'orrore al bene. Dissipa tu, se tu vuoi, questa debole vita che si lagna. Ma io non ti trovo e non so dissiparmi. Dissipa tu, se tu puoi, se tu sai, se hai il tempo e la voglia, se è il caso, se è possibile, se non debolmente ti lagni, questa mia vita che non si lagna. Dissipa tu la montagna che mi impedisce di vederti o di avanzare. Nulla si può dissipare che non già non sia sfiaccato. Dissipa tu, se tu vuoi, questa mia debole vita che si incanta ad ogni passaggio di debole bellezza. Dissipa tu, se tu vuoi, questo mio incantarsi. Dissipa tu, se tu vuoi, la mia eterna ricerca del bello e del buono. Dissipa tu, se tu puoi, la mia fanciullaggine. Dissipa tu, se tu vuoi, o puoi, il mio incanto di te
che non è mai finito. È una dichiarazione d'amore di una bellezza, di una potenza. Ah! Aiuto! A questo punto, 22:16, io direi che ci possiamo salutare. Io in realtà avrei ancora un paio di cose. Vedo che nessuno si muove. Bene, va bene. Siete congelati o... Allora, in realtà volevo fare un breve omaggio a una poetessa che è mancata proprio quest'anno, poche settimane fa, un mese, due mesi fa, Patrizia Cavalli. Perché Patrizia Cavalli? Perché è forse insieme a Wisława Szymborska, premio Nobel nel 96 polacca, mi viene da dire, è fra le poetesse contemporanee, è quella che meglio usa la poesia per raccontare come posso dire, non la usa in maniera accademica, non la uso come questa strana forma un po' elevata con la quale andare chissà a raccontare quale, ma la cala nell'esistenza. Il leggerla ci fornisce quelle conferme. Ecco, il mio professore, quello di cui parlavo, Mario Spegne, mi disse una volta una cosa importante, mi disse: vedrai, più leggerai e più scoprirai che la lettura non ti dà delle risposte, ma soltanto delle conferme. Ecco, questa Patrizia Cavalli ha la capacità di fornirti una chiave per leggere le tue mancanze, le tue difficoltà, anche un po' quel vuoto, quella incapacità di, a volte, di essere efficace, di lasciare un segno. Quante tentazioni attraverso nel percorso tra la camera e la cucina, tra la cucina e il gabinetto. Una macchia sul muro, un pezzo di carta caduto in terra, un bicchiere d'acqua, un guardar dalla finestra, ciao alla vicina, una carezza alla gattina. Così, distraendomi, dimentico sempre l'idea principale. Mi perdo per strada, mi scompongo giorno per giorno ed è vano tentare qualsiasi ritorno. Bellissimo, questa è spettacolare. E poi anche questa, com'è potente e anche quotidiana, senza che quotidiano debba voler dire, no, perché il quotidiano a volte così è la cronaca, cosa hai fatto, cosa hai mangiato. E qui c'è qualcosa in cui, come con un drone, ti alzi e guardi un po' da sopra. Per distrarsi dal tempo bisogna avere molte occupazioni, obblighi, scadenze, conti da pagare e rimandare l'attuazione. Finché tutto finisce e tutto scade, naturalmente, inevitabilmente. Restano fogli di carta spiegazzati, guardati mille volte e poi buttati. Sembra uno scherzo, ma passano gli anni e accompagnati da questa sensazione di avere qualcosa da fare, di molto importante, di molto urgente, si resta sempre in un eterno l'altro ieri. E poi questa che mi serve da ponte per andare a quello che vi ho preparato per il sottofinale. Qui c'è la persona che dorme evidentemente male, io lo capisco, io, poi ognuno ci trova le cose che vuole. Io ho sofferto per molti anni di insonnia, un'insonnia paralizzante, mi addormentavo la mattina presto, male, oppure, sapete quando dormi, che ti accorgi che dormi, no? Per cui 22:20, 22:30, poi in realtà hai anche dormito, hai persino sognato, però non hai la sensazione di aver dormito. E poi che cos'è in realtà? La paura della vita, perché sei sveglio, perché non vuoi addormentarti, perché hai paura, insomma, è un grande casino. Ho speso un sacco di soldi in terapie, sempre il mercoledì che c'è la Champions. Guarda, allora, ma questo non è sonno. Io dormo 9 ore, ma non dormo.
non mi accoglie il risveglio, perché anche se dormo io veglio. La notte non mi stringe e non mi chiude a letto, anche se ho il corpo steso, non mi toglie al mio peso. I miei non sono sogni, ma sono spiegazioni pedanti e laboriose, repliche scialbe e oziose delle mie poche azioni. E i suoni ampi e lontani non aprono il mattino, diversità del fuori, ma sono lo spavento del giorno e dei rumori. Bellissima, questa è veramente un capolavoro. Perché vi dicevo questo? Perché lo spavento del giorno, dei rumori, la città che si muove. Io mi ricordo quando appunto cominciavo a sentire la Vespa, quello sotto, la Saracinesca, quelle cose, e lì era il momento che ero cotto, che ero pronto, ma il mondo ripartiva. E qui voglio andare a un altro grande, al quale non potevamo non fare stasera un omaggio, che è Italo Calvino. Leggendo tre delle sue meravigliose città invisibili, dove il tema del ritornare, del corso e del ricorso, il tema che vi dicevo prima di questo fatto che ormai andiamo dappertutto, ma è tutto uguale, c'è tutto. Questo uomo, questo grande scrittore, è riuscito con questo libro, Le città invisibili, che è veramente un capolavoro, ve lo consiglio se non lo conoscete, si gode anche a pezzetti, perché uno ne legge una, poi ci torna sopra. Non è facile, quelli che scrivono cose brevi non è che sono gente che semplicemente le scriveva più lunghe, no, cioè ci vuole proprio un'arte speciale, particolare. La città di Sofronia, questa è veramente speciale. La città di Sofronia si compone di due... Inutile che continuo a dire, sembra uno che deve vendere le cose... No, però, se no, se erano brutte non le avrei scelte, è ovvio. Cioè, era piaciuto di più, questo. C'è un po' di stanchezza anche da parte vostra, mi rendo conto. Non è che poi... Però il bere... qualcuno però, devo dire, no? È un po'... è un classico questo, no? Meno male che non è la cosa lì, come si chiama? La guizza, quella francese, la Perrier. I francesi infatti fanno così perché bevono la Perrier. No? La città di Sofronia si compone di due mezze città. In una c'è il grande ottovolante dalle ripide gobbe, la giostra con le raggiera di catene, la ruota delle gabbie girevoli, il pozzo della morte coi motociclisti a testa in giù, la cupola del circo col grappolo dei trapezzi che pende in mezzo. L'altra mezza città è di pietra, marmo e cemento, con la banca, gli opifici, i palazzi, il mattatoio, la scuola e tutto il resto. Una delle mezze città è fissa, l'altra è provvisoria, e quando il tempo della sua sosta è finito, la schiodano, la smontano e la portano via per trapiantarla nei terreni vaghi di un'altra mezza città. Così ogni anno arriva il giorno in cui i manovali staccano i frontoni di marmo, calano i muri di pietra, i piloni di cemento, smontano il ministero, il monumento, i docks, la raffineria di petrolio, l'ospedale, li caricano sui rimorchi per seguire di piazza in piazza l'itinerario di ogni anno. Qui resta la mezza Sofronia dei tirassegni e delle giostre, con il grido sospeso dalla navicella dell'ottovolante a capofitto, e comincia a contare quanti mesi, quanti giorni dovrà aspettare prima che ritorni la carovana e la vita intera ricominci. Questa è quasi un sogno, eh? La città e gli scambi. Entrato nel territorio che ha Eutropia per capitale, il viaggiatore vede non una città, ma molte città, di eguale grandezza e non dissimili tra loro, sparse per un vasto e ondulato altipiano.
Eutropia è non una, ma tutte queste città insieme. Una sola è abitata, le altre sono vuote. E questo si fa a turno, ora vi dirò come. Il giorno in cui gli abitanti di Eutropia si sentono assalire dalla stanchezza e nessuno sopporta più il suo mestiere, i suoi parenti, la sua casa e la sua via, i debiti, la gente da salutare o che saluta, allora tutta la cittadinanza decide di spostarsi nella città vicina che è lì ad aspettarli, vuota e come nuova, dove ognuno prenderà un altro mestiere, un'altra moglie, vedrà un altro paesaggio aprendo la finestra, passerà le sere in altri passatempi, amicizie, maldicenze. Così la loro vita si rinnova di trasloco in trasloco, tra città che per l'esposizione o la pendenza o i corsi d'acqua o i venti si presentano ognuna con qualche differenza dalle altre. Essendo la loro società ordinata senza grandi differenze di ricchezza o di autorità, i passaggi da una funzione all'altra avvengono quasi senza scosse. La varietà è assicurata dalle molteplici incombenze, tali che nello spazio di una vita raramente uno ritorna a un mestiere che era già stato il suo. Così la città ripete la sua vita uguale, spostandosi in su e in giù sulla sua scacchiera vuota. Gli abitanti tornano a recitare le stesse scene con attori cambiati, ridicono le stesse battute con accenti variamente combinati, spalancano bocche alternate in uguali sbadiglie. Sola tra tutte le città dell'impero, Eutropia permane identica a se stessa. Mercurio, dio dei volubili, al quale la città è sacra, fece questo ambiguo miracolo. E questa è perfetta con ciò che dicevamo prima. Se toccando terra a Trude non avessi letto il nome della città scritto a grandi lettere, avrei creduto di essere arrivato allo stesso aeroporto da cui ero partito. I sobborghi che mi fecero attraversare non erano diversi da quegli altri, con le stesse case gialline e verdoline. Seguendo le stesse frecce si girava le stesse aiuole delle stesse piazze. Le vie del centro mettevano in mostra mercanzie, imballaggi, insegne che non cambiavano in nulla. Era la prima volta che venivo a Trude, ma conoscevo già l'albergo in cui mi capitò di scendere. Avevo già sentito e detto i miei dialoghi con compratori e venditori di ferraglia. Altre giornate uguali a quella erano finite guardando attraverso gli stessi bicchieri, gli stessi ombelichi che ondeggiavano. Perché venire a Trude, mi chiedevo? E già volevo ripartire. Puoi riprendere il volo quando vuoi, mi dissero, ma arriverai a un'altra Trude, uguale punto per punto. Il mondo è ricoperto da un'unica Trude che non comincia e non finisce. Cambia solo il nome dell'aeroporto. Veramente. Scritta così tanti anni fa. Cari amiche, cari amici, io avrei ancora parecchie cose da leggervi, perché io faccio sempre dei programmi molto fitti, ma non voglio stancarvi, anche perché so che poi c'è un lungo dibattito sulla pandemia, poi ci sono alcune tribune elettorali, insomma, voi pensavate che si entrava gratis, ma adesso è tutto, siete bloccati sia di qua che di là, dovete sorbirvi tutto il resto. Poi ci sarà anche un film giapponese con sottotitoli in curdo e quindi la parte migliore della serata è andata. Come diceva il grande Ennio Flaiano a una signora di una certa età che si lamentava, no? Del tempo che passa, gli disse, vede signora, non se la prenda, che il meglio è passato. Modo per consolare, no? Io amo molto le battute, la grandezza, la comicità. Non può essere costruita intorno alle battute, la comicità è uno sguardo, è un punto di vista, però devo dire che ci sono alcuni comici grandi che sono stati capaci di scrivere grandi battute. Uno era Groucho Marx, veramente il più grande di tutti, secondo il mio modesto parere, poco conosciuto in Italia, il quale aveva la capacità di dire delle battute meravigliose. La migliore era, una volta con faccia molto seria, disse: questi sono i miei principi.
se non vi piacciono, ne ho degli altri. Ecco, questo secondo me è proprio un po' il modo. Allora, se vi fa piacere, per salutarvi, vorrei dedicarvi una piccola intervista, immaginaria naturalmente, che un esercizio di stile poco conosciuto di Primo Levi, che naturalmente si è portato addosso il peso, la responsabilità, naturalmente lo ha fatto scegliendolo, di essere il grande testimone dell'Olocausto, ma che in realtà aveva, e lo si vede dal primo libro, Se questo è un uomo, una grande, era versato davvero per la scrittura, tanto che poi, malgrado abbia fatto per gran parte della sua vita anche il chimico, si è prepensionato e ha deciso di dedicarsi definitivamente alla scrittura, pur avendolo fatto anche mentre faceva il chimico. E quindi si è dedicato a cose molto molto varie, aveva anche un grande senso dell'ironia. Mi piaceva, un po' per chiudere questo specie di quadro nel quale raccontiamo, sapete perché ve lo dico? Perché i corsi e ricorsi, da un certo punto di vista, diventano un po' un alibi. Cioè, le cose succedono, ma tanto sono già successe, risuccederanno. E questo, quando si ha una certa età, me ne accorgo su di me, funziona un po' da calmante, perché quando si è più giovani si è molto, molto desiderosi di cambiare, molto insofferenti, io sono sempre stato un incazzoso, volevo comunque provare a cambiare le cose, poi ti accorgi che in realtà tutto questo è molto difficile, in più siamo alle prese con una realtà troppo complicata, troppo larga, pensate solo al cambiamento climatico, certo è vero, è importante che tu metta la plastica nella plastica e tu faccia quelle piccole cose, ma ti senti un po' un idiota, un imbecille, perché sai di non poter in realtà incidere, un grande senso di frustrazione, il mondo cambia e l'unica vera cosa è quella di essere capaci di continuare a guardarlo. Questo mondo che cambia, non spaventarsi troppo, sapere che alcune regole sono sempre le stesse ed altre invece possono fornirci anche delle aperture curiose. Questo è un po' lo spirito con il quale Primo Levi immagina di fare una intervista, sono una serie, a degli animali. E qui è un'intervista, questo giornalista che intervista questo gabbiano. Il gabbiano di Chivasso. Sapete, forse, essendo Chivasso, una zona, diciamo, periferica di Torino. Giornalista, signor Gabbiano, che ci fa lei qui? Gabbiano. Gabbiano reale, la prego, noi siamo stanziali, gli altri, i ridibundi, sono vagabondi, opportunisti senza scrupoli. Mi scusi, signor gabbiano reale, mi pare di averla incontrata altre volte, ma in un ambiente diverso. Librato sopra la risacca, non ricordo più se alle Cinque Terre o alla Caprazoppa, però ricordo una sua fantastica planata alla deriva nel vento e poi una picchiata improvvisa, giù e subito su con un pesce nel becco. Ho seguito tutto col binocolo e ho rimpianto di non avere avuto con me una cinepresa. Ricorda giusto. Era una triglia per i miei piccoli, sì. L'avevo vista dall'alto e mi sono tuffato 2 metri sott'acqua per acchiapparla. È stato un bel colpo, lo ricordo anch'io, erano altri tempi. Ma già allora le triglie si facevano rare. Insieme con mia moglie ci eravamo fatti un nido inaccessibile, anzi invisibile, proprio a picco sul mare. Si viveva sicuri, ogni sortita era un pesce, a volte così grosso che facevo fatica a riportarlo al nido o addirittura a ingoiarlo. Era un mestiere degno, nobile, per gente dalle buone ali e dall'occhio acuto. Non c'era mareggiata che mi facesse paura, anzi più c'era tempesta e più mi sentivo padrone del cielo. Ho volato in mezzo ai fulmini quando perfino i vostri elicotteri restavano a terra e mi sentivo felice, realizzato, come dite voi umani. Appunto, un ambiente adatto per un volatore come lei, ma... Scusi, che cosa l'ha indotto a venirsi a stabilire qui a Chivasso? Sa, le voci corrono, c'è un mio lontano parente che viveva a Chioggia
e non se la cavava neanche tanto male, ma poi l'acqua si è fatta schiumosa, puzzava di nafta e il pesce ha cominciato a scarseggiare. Lui e sua moglie allora hanno risalito il Po tappa per tappa, appunto fino a Chivasso. A mano che risalivano l'acqua era meno inquinata. Bene, anni fa è venuto laggiù in Liguria a raccontarmi che a Chivasso c'è la lancia e che assumono tanta gente. Su questo non ci piove, ma non mi dirà che assumono anche gabbiani o che sono così generosi da rifornirli. Lei tocca un tasto doloroso, si capisce che la lancia non fabbrica pesci, anzi ne fa morire una buona dose, ma fabbrica rifiuti. Assume gente che di rifiuti ne fabbrica una quantità incredibile, 300 o 400 quintali l'anno, e ha una mensa aziendale. Fabbrica discariche e nelle discariche arrivano... Sì, arrivano i topi. Ecco, me lo ha fatto dire. Lei mi vuol dire che da pescatore lei si è trasformato in cacciatore di topi? Sì. Beh, guardi, sono cose che capitano anche a noi, agli uomini in generale e a noi giornalisti in speciale. Non tutti i giorni né in tutti gli anni c'è una qualche guerra da raccontare o una diga che crolla, un terremoto, un'eruzione vulcanica. Anche noi a volte ci dobbiamo accontentare di correre dietro ai topi e non ci sono neppure quelli. Se non ci sono neppure quelli ce li inventiamo. Certo, oppure andate a intervistare i gabbiani, vero? Tutto fa brodo. No, mi creda, sono pienamente consapevole del vostro disagio. Si vede, per così dire, occhio nudo. Voi gabbiani non volate più alti nel cielo, è raro sentirvi stridere. Ho visto due suoi colleghi nidificare allo sbocco di una cloaca, altri sotto un ponte, altri ancora e tanti bazzicano dalle parti dello zoo di Torino e rubano i pesci alle foche e all'orso bianco. Lo so, è una vergogna. Ma ci sono andato anch'io allo zoo. Di pesce abbiamo bisogno, se no le nostre uova vengono col guscio debole, tanto trasparente che si vede dentro il pulcino, e a covarle si rompono. E di pesce nel Po se ne vede poco. Speriamo che adesso, col nuovo collettore, la situazione migliori un poco. Tuttavia, a parte le questioni di prestigio, immagino che un bel ratto, di quelli appunto che frequentano le discariche, non sia una preda da disprezzare. Ah... Sì, e lei crede che sia facile acchiappare un ratto? Da principio la caccia riusciva, si vedeva qualcosa muovere in mezzo ai rifiuti, giù in picchiata, un bel colpo di becco alla nuca e il ratto era spacciato, ma sono una razza terribilmente intelligente i topi e hanno subito imparato come difendersi. Prima di tutto escono solo di notte e noi di notte non ci vediamo bene. Poi mettono uno di loro di sentinella e se uno di noi incrocia sulla discarica la sentinella dà l'allarme e tutti si rintanano. E infine fanno paura ai gatti. Ma fanno paura anche a noi. Quelle poche volte che ci riesce di affrontarne uno di sorpresa e in campo aperto, hanno certi denti e riflessi così pronti che parecchi di loro ci hanno terrorizzato. Alcuni di noi ci hanno rimesso le penne e non solo quelle. Così, di fatto, a parte i topi, non vi restano che i rifiuti. Lei vuole proprio mettere sale sulla piaga. Sì, rifiuti, sì. È poco dignitoso, lo so, ma redditizio. Finirà che anch'io ruberò il mestiere alle cornacchie e mi abituerò a mangiare carogne, ossi male spolpati o addirittura diventerò vegetariano. A questo mondo chi non sa adattarsi soccombe. In questo devo dirlo, mia moglie ha meno scrupoli di me. Quando è il mio turno di covare, lei se ne va in giro a piedi sulla discarica e mi porta un po' di tutto, tanto che ho dovuto farle una paternale e spiegarle che il polietilene, ma lasciato dov'è, non serve neppure a foderare il nido perché è troppo impermeabile. Vedesse cosa mi porta, gattini morti, torsoli di cavolo, bucce di frutta, scorze di cocoveri. Io ho ancora qualche ripugnanza, ma i piccoli mangiano tutto. La prossima generazione mi spaventa. Mangiano tutto. Non c'è più ritegno. Signor Gabbiano, lei mi pare troppo pessimista. Come in Inghilterra hanno risanato il Tamigi, così risaneremo i nostri fiumi e allora anche il mare tornerà ad essere com'era. Del resto si consoli, anche fra noi uomini ci sono quelli che saprebbero volare e nuotare ma che invece per mala sorte o per poco coraggio girano per gli immondezzai a raccogliere sudiciume. Bisognerà dar loro e a voi l'occasione di restaurare la loro dignità. La prego, signor Gabbiano reale, me lo prometta, non dimentichi il mare. Grazie! Grazie!
Grazie. Presto? Signore e signori, Gioele Dix. Grazie. Grazie Gioele, se hai voglia un minuto di condividere, io sono onorato ovviamente di condividere il palco con te, tu sicuramente meno, però un minuto. No, assolutamente. Allora, ringraziandoti e poi ti faccio abbracciare e salutare Bruno con calma. Allora, Gioele è molto carino e disponibile, quindi rimarrà qualche minuto con noi al nostro, dal nostro libraio, Burbero Libraio, che tra l'altro ti dico, ha detto che è l'ultimo anno che sta con noi. Fatto il decennale, ha detto che se ne vuole andare. Però io ho un trucco, e quindi però ho bisogno del vostro aiuto. Dobbiamo convincerlo a farne altri 10, e quindi più forte sarà il vostro applauso per il nostro libraio, più io sono certo che il nostro libraio tornerà. Questa non se l'aspettava, mi ha guardato male. Allora Gioele, io voglio salutarti ricordando, visto che c'è Paola Turchelli del Circolo dei Lettori di Novara qui con noi e so che tu hai frequentato, sì, con piacere, Scarabocchi Festival, il Circolo dei Lettori è il nostro partner, dal 17 settembre, mi fa piacere ricordarlo, fino al 19 sarà un'altra bellissima cavalcata, queste manifestazioni ci riempiono sempre di gioia, quindi ci fa piacere ricordarlo che a Novara dal 17, insomma, ci saremo e ci saremo tutti. Lo ricordo ancora una volta, l'ho detto prima, però mi fa piacere ricordarlo. Le nostre ragazze hanno questi scatolotti in mano, sono donazioni per la comunità, donazioni per scopi belli della nostra fondazione comunitaria del VCO. Quindi lo spettacolo, io davvero sono profondamente grato a nome del Festival a Gioele per questa serata speciale. Questo è il ringraziamento che potete fare a tutta la nostra comunità, quindi grazie per le offerte che potrete donare questa sera. Abbiamo concluso questa serata e noi ci ritroviamo domani, prima però salutiamo Gioele con un piccolo omaggio da parte di tutti noi e te lo consegna la nostra Irene. Grazie ancora a tutti voi, grazie. Siamo stati in tanti, è stato bello, grazie a Gioele Dix. Se volete ci sono alcuni miei libri. Scusami, io ho parlato del libraio, dovevo fare il passaggio successivo. Ci sono 3 libri di Gioele e Gioele pare che li firmerà. Certo, assolutamente. Quindi ci rivediamo là. E sono libri imperdibili, secondo me. Se, anzi, mi spiace perché dovete fare l'offerta, quindi vi depaupererete. Però, insomma, se tenete un pochino di soldi da parte... Sì. Vi ringrazio anche a nome della mia famiglia. Della tua fondazione familiare. Molto numerosa, sì. Molti figli di varie età. Grazie, buonanotte. Gioele Dix, buonanotte a tutti, grazie.